per dare un segnale chiaro al governo che non molliamo la iniziativa, anzi la continueremo. Lo diciamo oggi alla vigilia di Natale, che continueremo la nostra battaglia perché non rinunceremo appunto alle nostre opinioni e riteniamo che sia nell'interesse generale continuare la iniziativa e chiedere una modifica profonda di ciò che è successo. Abbiamo voluto questa iniziativa anche per sottolineare nei confronti di lavoratori e pensionati che noi li sosterremo fino alla fine e siamo vicini a loro anche in questi giorni di festa, nonostante molti di loro hanno avuto colpi che speriamo non li rimetta in condizione di rialzarsi. Penso a quei pensionandi che pensavano di diventarlo da diverso tempo e hanno dovuto rimandare davvero di molto il loro appuntamento con la quiescenza. Penso a quei pensionati che si sono sentiti dire che sono privilegiati nell'avere 1.000 euro netti di pensione. Penso a coloro che hanno una casa e si vedono imporre un costo anche per quella sola casa, magari di costo molto basso. Penso a quei giovani anche che di volta in volta si usano come scudi umani per evitare politiche a favore loro. Infatti sentiamo parlare di giovani nella previdenza, però nella manovra non hanno fatto nulla per assecondare la nostra richiesta, per esempio di rendere obbligatoria la previdenza complementare e di abbassare le tasse dalla metà, oppure di trovare soluzioni, per esempio, più forti per sostenere le assunzioni da parte delle imprese. Infatti le imprese hanno preso soldi che non hanno suggerito selettività. Per esempio potevano avere una forte sottolineatura le assunzioni dei giovani e io aggiungo anche delle donne e degli ultra cinquantenni, che sono le figure più di difficoltà nel mercato del lavoro.